I got you JFK e la sua bella bionda. Yes. Come è nata questa band e come mai la scelta di questo nome? Sarai mica tu la bella bionda? Ci sei vicina. Uh, la band è nata quattro anni fa, dopo una mia esperienza in Francia. Sono stato lì a suonare per strada e a scrivere canzoni nuove perché in passato avevo un'altra band che si chiamava Eutimia. Tornato da quel viaggio ho messo su una nuova band e per fortuna abbiamo avuto una costante attività in questi anni suonando tantissimo, facendo più di 400 concerti da Brescia a Filicudi, vincendo premi anche belli tipo il premio di Andrea, il premio Mogol, musica da bere che è una cosa importante a Brescia e tutto ciò ha fatto sì che innanzitutto affinassimo il nostro stare insieme su un palco eh, per arrivare poi a, ad essere certi che avevamo un numero di canzoni che messe insieme avevano coerenza quindi abbiamo cercato in giro delle etichette discografiche e fin quando Polo Sud Records, che è un'etichetta napoletana storica, eh, ci ha dato la disponibilità per registrare il primo album che si chiama Le conseguenze dell'umore. Perché JFK e la sua bella bionda? Perché leggevo un libro su Kennedy eh, e quindi avevo sempre queste tre lettere sulla, sulla scrivania e chiaramente cioè, mi ero diciamo, affascinato e attratto da quel. Beh, stesso. io mi sento onorata visto che sono bionda, sai, quindi sono andata, sono andata bene questa sera. Fossi Kennedy eh, ti ringrazierei, ma non è così. Ehm, quindi capito, le, mi affascinava in qualche modo la sua. Quella, quel gossip, insomma, mm -hmm. sai, che negli anni 60 fece il giro del mondo, la storia tra Kennedy e Marilyn Monroe, con la relazione clandestina e abbiamo semplicemente fatto rinascere quel mito. Uh, che è un nome fondamentalmente sì, che ha destabilizzato innanzitutto me e poi qualcun altro però ci ha portato bene fino adesso, mi sono contento tornando ai componenti del gruppo so che nel gruppo c'è anche tua sorella sì. come affrontate questo Cioè, come vi rapportate ecco, nel lavoro al di là della parentela come sono i vostri rapporti lavorativi è difficile, è facile lavorare con un parente perché c'è più confidenza ci si lascia un po' più andare può capitare? Sì, può capitare e magari qualche attrito è capitato, ma come è capitato anche magari con un altro componente della band. Però è stato, è stato tutto abbastanza naturale perché comunque il nostro padre non è un musicista di professione, ma senz'altro di indole, nel senso che suona e da ragazzo aveva una band e scriveva canzoni. Quindi ce l'avete nel sangue? Eh, ma magari senz'altro sì. Siamo cresciuti con la musica in casa. Però in questo momento lei in realtà non è, non è, è a Londra, eh, quindi è, sarà un pochino distante da, dall'Italia. Eh, però è semplicemente, secondo me, una cosa che ci ha fatto crescere eh, insieme alla musica, per cui è una cosa molto, molto bella. Se tu dovessi scegliere tre aggettivi per eh, raccontare la tua musica, quali sceglieresti e perché? Ma eh, per raccontare la mia musica potrei dire semplicemente che sì. È una musica leggera, allo stesso tempo eh, variopinta. E... Ma si sì, dai! Incisiva? Comunicativa, depressa. Depressa. E come mai ti piace questo stato d'animo? No, scherzavo, in realtà è tutto abbastanza. È sincero. Sì, per cui c'è... Cioè, Quindi è schietta? Rispecchia ciò che succede, nel senso che anche per questo il disco poi si chiama Le conseguenze dell'umore, nel senso che richiama il film Le conseguenze dell'amore, e tra l'amore e l'umore senz'altro c'è relazione, eh, ma ogni canzone considero sia la conseguenza di uno specifico stato d'animo, ed è per questo che a seconda di, magari di come vedevo il mondo in quel giorno in cui usciva una canzone, la canzone ha quell'atmosfera. Quell Quindi ti rappresenta particolarmente, è molto personale? Ma mi considero un cantautore, per cui mh, fino ad oggi ho scritto mh, cose che magari ho vissuto, eh, che potevano essere storie semplicemente che ho raccontato o suggestioni. Quindi, ascoltare le tue canzoni è come leggerti dentro. Ma uh, penso che non so, quando ascolti Di Andrea o Bob Dylan o i Beatles. Uh, ci rivedi perché raccontano storie, poi se siano vissute da chi le ha scritte è un conto, ma fa lo stesso se semplicemente riesci a viverle, no? Quelle storie. E... Se, tu... Vai, no, no, no. Dice... se tu dovessi scegliere invece un artista sia nazionale che internazionale con cui collaborare, chi sceglieresti? Uh, un artista internazionale, ma il Gallagher. Come mai? è perché sono cresciuto a un certo punto ascoltando troppo gli Oasis poi per fortuna eh, ho ascoltato tanta altra musica però... anche tu avevi i capelli come gli Oasis quando eri più eh, sì, proprio poi ho smesso a 17 anni però ecco, per me lui continua a essere un buon esempio eh, ma in Italia magari Max Gazzè. Sì. e in ultimo, in chiusura, prossimi progetti sì, eh, nell'ultimo periodo mi si è sviluppata questa nuova attitudine da autore, cioè di scrivere non soltanto per me ma anche magari per qualcuno che mi ha chiesto di scrivere canzoni e, e infatti ho scritto insieme ad una mia amica Danzaremo a luci spente che è una canzone che canta Deborah Jurato che stasera sarà anche qui al Giffoni. Uh, ed è stato molto bello notare il successo fondamentalmente di questa canzone quindi sono molto contento come ti sei sentito quando hai saputo e avuto la notizia è stato davvero gratificante uh, un po' spiazzante perché non sapevo la destinazione della canzone e dalla mattina, la mattina semplicemente mi hanno avvertito che sarebbe stata trasmessa e cantata in tv la canzone uh, e non sono stato uno che ha seguito amici nella sua vita e non l'ho mai apprezzato il programma uh, ma perché non viene data la giusta attenzione, secondo me, ad altra musica che non esce dai talent. E questa è l'unica ragione per cui non amo quel mondo. Ma considero comunque un talent, un posto da cui vengono fuori dei talenti. In ogni caso, ci sono voci molto belle che vengono fuori da Amici, da, da, da X Factor, The Voice, che sia. Eh, per cui, adesso, senz'altro, i prossimi progetti sono continuare i concerti con la band, lavorare a un secondo disco su cui ci sono canzoni e ambizioni eh, e far sì che mh, procedano in parallelo queste strade diciamo, del cantautore con la band e l'autore. E a chi artista, quale cantante italiana? Femminile, ti piacerebbe scrivere una canzone, La Verità, La Verità? Eh, lo dicevo anche prima, a me, a Risa, non dispiace per niente. Quindi... Puoi salutare i nostri amici con il tuo dialetto? Ciao, Wayu, grazie mille.